Buongiorno amici, ma soprattutto amiche di oggi non ho loghi, comunque my own workout. Bellissima giornata, c'è un sole splendido. Purtroppo è la sola cosa che mitiga questa entrata nell'ennesimo lockdown, semi-lockdown che da oggi, lunedì 15 marzo, ricomincia per 3 settimane. Però perlomeno godiamoci il sole, infatti sono già in modalità occhiale tattico e sono nella mia pausa pranzo e tra poco andrò un po' a sciallare e a prendermi un po' di sole. Allora, però, nel frattempo ne approfitto per snocciolarvi un paio di bellissime pillole del coach che ho elaborato e appuntato sul mitico Zibaldone grazie a un paio di mail che mi sono giunte da due amiche. La prima la chiamerò G e la seconda la chiamerò E come diminutivo che saluto. Queste due amiche mi hanno posto due interessanti domande. La prima di queste darà il titolo alla nuova pillola del coach versione videoblog. E questo video infatti l'ho intitolato Tutto e subito e il perché i risultati non arrivano, le ragioni per cui i risultati non arrivano. E allora cominciamo con la domanda di G. G mi chiede: perché fallisco nei miei obiettivi sportivi? Poi c'è stata una elaborazione più dettagliata di questa domanda e non andrò a dettagliare ulteriormente la cosa qui, ma cara G e cari amici e amiche di My Own Workout, vi parlo adesso di una delle ragioni per cui si fallisce nel partire da A e raggiungere l'obiettivo che è rappresentato dal punto B. Perché avviene questo? Allora, ve lo dico per esperienza, dalle ultime esperienze recenti con alcuni clienti. E essenzialmente molti di voi hanno la mancanza, hanno cioè una carenza di pazienza nel costruire, cioè nel costruire di settimana in settimana, microciclo, di mese in mese, mesociclo e anche macrociclo, cioè ovvero periodi di tempo più estesi in un anno. Molti partono sull'onda dell'entusiasmo e pensano erroneamente che un programmino spedito e consegnato possa fare la magia. Iniziano con 3 settimane, le prime 3 settimane di allenamento, con ansia di vedere immediatamente risultati, effetti istantanei. Mettiamoci anche poi l'abitudine. Adesso con questa situazione Covid non ce n'è molta la possibilità, però è capitato che in un periodo ci possano essere delle gare a cui si decide di partecipare anche all'ultimo momento, perché siamo sempre nel dubbio e nell'incertezza. E senza un preavviso si decide magari con 4 giorni d'anticipo di inserirla e quindi la gara X va a, tra virgolette, intralciare il flusso di lavoro programmato nella scheda. Questa voglia diciamo, allenarsi al fine esclusivamente di fare una gara va ad incidere sul discorso, sul concetto del costruire, del mettere mattone su mattone su mattone. Cosa è che succede? Questa vostra impazienza
del vedere subito i risultati. No, noi oggi siamo nell'epoca, è quella che ho definito anche in un post, delle micro porzioni, anche per andare a citare Tyler Durden. E se vi ricordate, c'è una famosissima scena del film Fight Club, dove i due protagonisti parlano, nella scena dell'aereo. E vengono appunto menzionate le micro porzioni in tutto, anche nell'apprendimento o nel cominciare un percorso di allenamento. Questa, diciamo, attitudine alle micro porzioni è anche l'attitudine al voler miracoli, cercare miracoli dall'oggi al domani, dalla notte per il mattino dopo, e questo lo si vede poi anche nella modalità in cui viene seguito un programma. Si comincia un blocco con il primo mese, dopo appena 10 giorni di allenamento si prova a fare una gara, non va come si sarebbe aspettati nella propria testa, logicamente, con 2 settimane di un allenamento appena cominciato, non si costruisce niente. Passa una settimana, nella quarta settimana del mese capita la seconda gara, ce la mettiamo. Il flusso, come dicevo prima, di allenamento viene interrotto da questa voglia di fare la gara non va come ancora una volta come previsto nella propria testa, ed ecco che la persona scompare. Me ne sono capitate tantissimi. Capitati tantissimi di questi soggetti, un trend, un modus operandi abbastanza comune, indipendentemente dai sessi, quindi uomo o donna che sia. Quindi l'armarsi, carissima G, di pazienza e voglia di costruire senza affrettare i tempi è una dote da acquisire, non in un periodo questo periodo dove veramente è molto difficile per tanti concentrarsi su letture, approfondimenti, manca proprio la capacità di concentrazione, pazientare, costruire. Siamo nell'epoca, oltre che delle micro porzioni, dei 140 caratteri, c'è molta difficoltà a leggere articoli, mi sono accorto anche in base ai contenuti che propongo. C'è molta difficoltà ad andare oltre 10 righe di articoli, questa è un'evidenza, evidenzia un'incapacità di concentrarsi a livello in senso lato. Vi ho detto il mio punto di vista da preparatore, carissima G, quello che riscontro io nella mia esperienza. Quindi, quando intraprendi un programma, in conclusione, prima pillola, munisciti di pazienza e non affrettare le cose. La fisiologia dello sport, deve rispettare dei tempi e delle tempistiche funzionali, in modo che ad uno stimolo subentri una risposta di compensazione, supercompensazione. Se pensi di essere già pronta ad affrontare un test, una gara di 10 km dopo appena 10 giorni di un programma nuovo, X, mettiamoci una bella X sopra. La seconda pillola, e questa volta è stata ispirata ad una domanda di un'amica che saluto, chiamerò soltanto per iniziali, e mi chiede: avendo letto un mio recente post, e l'ha letto tutto il post, questo è stato un post, era abbastanza lungo e l'ha letto, mi chiede perché prediligi i lunghi collinari nei weekend invece che i percorsi piatti. Mi hanno detto altri coach, allenatori, preparatori che ho avuto in passato che la salita accorcia il compasso di falcata e c'è bisogno di
trasformare. Allora, carissima E, colgo la palla al balzo per trasformare un post in una pillola del coach in formato videoblog, e per fare questo mi munisco di telefono e vi andrò a leggere, quindi lo trasformiamo questa pillola scritta in una pillola video. Vado un attimo a ritroso nella timeline della mia bacheca di Facebook, l'avevo pubblicato anche sui post, sulla community qua di YouTube, la potete ritrovare. Era un focus su Frank Shorter, campione olimpico di maratona, nel 1972. Avevo fatto un post dedicato a Shorter. Una delle affermazioni di Shorter, molto nota, è questa: le colline sono un lavoro di velocità sotto mentite spoglie. Allora, avevo articolato il perché, di questa affermazione. Adesso vi trasformo il post in video. Negli ultimi 6 anni, come personal trainer, ho lavorato veramente letteralmente con centinaia di podisti amatori di vario livello, un po' da tutta Italia. E in questo lasso di tempo, in generale, la velocità raramente si è dimostrata il fattore limitante nella performance, anche per distanze brevi come le 5 km. Dal momento che non siete limitati da quanto velocemente riuscite a correre, bensì da quanto siete in grado di mantenere il ritmo desiderato per la distanza gara specifica. Questo è il concetto di stamina. Anche se si è tentati di pensare che questa capacità sia determinata dalla velocità, ma di solito non è così. È una funzione della capacità aerobica, ovvero la capacità di generare energia dai grassi, di smaltire attivamente il lattato, e qua torniamo sul discorso che avevo già toccato, recuperi attivi durante i lavori di qualità o nelle fasi pianeggianti o di discesa durante un collinare. L'ondulato in particolare non ci fa stare sempre su un compasso di falcata corto. L'ondulato è molto propedeutico perché ci offre varie opzioni e vari range da modificare di falcata, quindi nelle discese corribili si può allungare e fare buffering, smaltimento attivo dell'acidosi, dell'acido lattico muscolare, esattamente come degli allunghi. Quindi la funzione della capacità aerobica, e mi riattacco al post, è anche quella di utilizzare, migliorare l'utilizzo e il trasporto dell'ossigeno. Questo è il concetto di capillarizzazione e costruzione dei mitocondri, della forza resistente e della potenza. Cos'è la potenza? Molto semplicemente, la potenza è la forza per la velocità. Tornando alle salite, ai collinari, spesso li si definisce, anche a me piace definirli in questo modo, volume qualificato o quantità qualificata. Quindi le colline sono un lavoro di velocità sotto mentite spoglie. È una citazione che mi piace molto e che ho fatto mia. Allora, per capire le ragioni alla base di questa affermazione, è necessario comprendere due principali benefici che derivano dalla corsa sulle colline. Il primo: si diventa più forti. Il secondo: i nostri muscoli diventano più resistenti. Forza resistente. Adesso andiamo a discutere ciascuno di questi punti uno per uno. Il primo: diventiamo più forti. Quando dedichiamo del tempo a correre sulle colline o
incollinare, costruiamo la forza muscolare. Il semplice atto di portare il nostro peso su e giù per le colline fornisce una resistenza a carico naturale e di conseguenza i nostri muscoli diventano più forti. Il risultato di questo miglioramento della forza è un aumento della lunghezza della falcata. Ci sono stati in passato fior fior di atleti muscolari che, sebbene avessero dei tempi in gare di mezzo fondo prolungato in pista inferiori rispetto ad alcuni diretti avversari che poi si sono ritrovati in maratona. Questo è un caso di Rob De Castella e Carlos Lopez. Carlos Lopez, nonostante avesse degli accrediti sui 10.000 in pista migliori di Rob De Castella, Rob De Castella riuscì a batterlo ciclicamente, comunque in diversi eventi, proprio per il fatto di essere forte a livello di tenuta muscolare. Infatti, la forza resistente è una delle doti principali sia nella corsa campestre che paradossalmente nella maratona. La corsa campestre, quindi distanze lunghe di 10-12 km, e la maratona hanno questi due punti in comune. Sono molto interconnessi, sebbene la maratona sia tipicamente una gara su strada e la campestre, logicamente, lo dice il nome stesso, è una gara su fondo erboso, fangoso, eccetera, eccetera. Muscoli più forti trasmettono più potenza al suolo e di conseguenza siamo in grado di generare più slancio in avanti ad ogni passo barra appoggio. Allora, per quegli allenatori che continuano a dire agli allievi che allenano che la salita accorcia la falcata. La falcata logicamente rimane incatramata e da allungare, da estendere con richiami di allunghi post-sessione. È vero se ci troviamo nel caso della corsa in montagna, di atleti che costantemente fanno cronoscalate lunghe, traversate da dislivelli dal 15 al 20% da 5 km, 6 km, 10 km, allora si troveranno sempre a salire con questa falcata corta. Questo discorso non viene a presentarsi nei classici ondulati, che sono molto molto più propedeutici a 360 gradi per curare diversi assetti di corsa, migliorare la tecnica e migliorare molto, mettere molta varietà nel range di falcata. Questi sono i classici collinari che nelle zone da cui vi sto parlando, abbiamo la fortuna di averne diversi, sono percorsi caratterizzati dai mangia e bevi, tratti di salita, tratti di discesa, tratti di piano, salite poi medio-lunghe, discese più medie, corte, più lunghe, eccetera, eccetera. In questo caso quel problema non viene in essere. Allora, tornando al punto 2, i nostri muscoli diventano più resistenti, barra resilienti, quando l'ampiezza di falcata aumenta, ma la cadenza rimane la stessa, automaticamente siamo più veloci. L'affaticamento muscolare gioca un ruolo importante nei cali di ritmo, fasi di gara critiche di affaticamento. Costruendo la forza specifica, i nostri muscoli diventano più resistenti e si troveranno in condizioni migliori per gestire il carico a cui vengono sottoposti durante una gara.
Se riusciamo a ritardare le tempistiche di affaticamento dei muscoli e della perdita della corretta forma barra assetto posturale, sempre per affaticamento, ciò si tradurrà in un crono finale migliore, un aspetto che incide anche su un recupero più veloce post gara. E come se non bastasse, la costruzione di questa forza specifica e funzionale riduce anche le possibilità di infortunio. In conclusione, adesso che abbiamo capito perché le colline sono un lavoro di velocità sotto mentite spoglie, è il momento di approfittarne senza paure, senza remore. Allacciate le vostre scarpe da corsa e, se potete, logistica permettendo, zona geografica permettendo, uscite e andate in collina. Allora, in collina, come vi ho già detto prima, e siamo già quasi a 21 minuti di video e volgo alla conclusione. Corriamo su un mix di colline brevi, medie e lunghe, su vari tipi di dislivello, a ritmo costante o su un percorso ondulato, oppure concentriamo gli sforzi su una serie di ripetute in salita con recupero attivo. Il recupero attivo spesso, se queste ripetute in salita vengono fatte ad esempio su un cavalcavia dolce, il ritorno può essere fatto attivo con un jogging brillante. Si fa l'allungo in salita, si ritorna dolcemente alla base e si riparte dal punto di partenza. Con tutte queste opzioni ci sono quindi innumerevoli sessioni che potete sfruttare per diventare runners più forti, resistenti e veloci. Allora, nei link in descrizione vi metterò il link a un ultimo articolo che ho scritto, un aggiornamento che trovate sul mio sito, in cui potete vedere la sessione che ho fatto, che ho corso ieri mattina. Diciamo che ero in rifinitura gara, che poi non ho fatto, ieri mattina avrei dovuto fare, ero in rifinitura per la Trino Crea, che poi per ragioni mie personali, come ho scritto su un post di ponderato buonsenso, vista la situazione, ho deciso scientemente di non farlo, ho fatto un passo indietro, non mi sono voluto andare a mettere in un mucchio di persone per una gara che avrei interpretato come un allenamento. Sono uscito in solitaria e ho fatto un allenamento dall'andamento simile, lo trovate in descrizione. Questi sono, troverete un esempio di collinare come lo interpreto normalmente io, sia in corsa classica che in Nordic Running. Il reportage da ieri è riferito a una corsa a ritmo di 4,23 a chilometro, per una ventina di chilometri di dislivello, poi lo vedrete nelle screenshot a corredo dell'articolo. E detto questo, carissima e carissima G, vi ho fatto un'introduzione, diciamo un excursus, più che introduzione vi ho messo su due belle pillole, un bel excursus completo sul mio punto di vista, rispondendo alle vostre domande e ai vostri quesiti. Spero di essere stato esauriente. Abbiamo sforato i 24 minuti di video. Detto questo, vi saluto. Se avete domande, non esitate a contattarmi ai link che trovate sempre qua sotto. Se avete dei dubbi, ulteriori domande, scrivetemi sempre nei commenti qua sotto. Detto questo, vi saluto. Mi raccomando, ragazzi, sono 3 settimane
ricollegandomi alla parte iniziale del video, pazienza, pazienza, sviluppate la capacità di pazientare, è un momento che a tutti richiede spirito di sacrificio ancora per il secondo anno consecutivo, capacità di adattamento, flessibilità e pazientate. Detto questo, vi saluto. Allenamento intelligente, usate la testa, usate il buon senso e come sempre, a bombazza!